C'è preoccupazione, tanto è vero che siamo qui per parlare non solo con i tecnici, perché questa è una struttura composta sia da lavoratori dipendenti che fanno un tipo di attività, così come ci sono anche diverse decine di lavoratori che svolgono sostanzialmente il lavoro di istruttori per gli impianti sportivi, e sono tutti legati al ragionamento complessivo su questo impianto, come giustamente diceva, che scade la concessione al 31 di marzo. Essendo stato presentato un ricorso al TAR da parte dell'attuale gestore, su cui siamo in attesa di una pronuncia che non sappiamo quando e come arriva, è evidente che non si sa che cosa accade dopo il 31 di marzo. Per noi la priorità resta che questi lavoratori, siano essi dipendenti, siano essi autonomi, collaboratori o attraverso qualsiasi forma contrattuale abbiano con le rispettive società che gestiscono l'impianto, continuino a lavorare, ognuno per le proprie competenze, migliorando le condizioni che hanno fino ad oggi, perché non è solo una questione legata all'occupazione di questi lavoratori, ma anche una questione legata a un impianto sportivo della città di Pescara, che ha una sua prerogativa particolare anche per la storia che ha questo impianto, su cui riteniamo che le istituzioni debbano intervenire per rilanciare la struttura nel contesto complessivo di Pescara. C'è in corso l'assemblea con i lavoratori, ogni giorno si dice che il giorno dopo la caldaia riparte e quindi gli impianti funzionano, ci sembra che tuttora le acque sono ancora fredde, perché evidentemente non è ripartita la caldaia, quindi si continua a fare l'attività sportiva limitata a ciò che è possibile. Il problema è che non è che succede solamente in questi giorni. Ora in questi giorni c'è questo problema, ma di questi giorni ce ne sono stati tanti altri nei mesi precedenti, e quindi anche questo è un aspetto rispetto alla manutenzione che deve essere chiarito dalla Regione, dalla società che la gestisce, ma è evidente che qualcuno debba farsi carico di questo problema.